La regina ha annullato gli impegni virtuali previsti per oggi poiché continua a manifestare lievi sintomi simili al raffreddore, ha annunciato Buckingham Palace. La regina non eseguirà gli impegni a distanza scritti a matita nel suo diario per oggi mentre continua a combattere il Covid-19, ha detto il palazzo. In un aggiornamento condiviso martedì mattina, Buckingham Palace ha affermato che il sovrano rimane sintomatico. L'annuncio diceva, poiché Sua Maestà sta ancora sperimentando lievi sintomi simili al raffreddore, ha deciso di non intraprendere i suoi impegni virtuali programmati oggi, ma continuerà con compiti leggeri. Questi includono la gestione delle scatole rosse del governo, che il monarca riceve quotidianamente e contiene una serie di documenti necessari per essere visionati dalla regina e, a volte, firmati da lei. Il palazzo ha aggiunto. Ulteriori impegni da decidere a tempo debito. Questo avviene due giorni dopo che l'ufficio della regina ha annunciato che il monarca aveva contratto il Covid-19 suscitando preoccupazioni per il benessere del monarca. Buckingham Palace ha dichiarato in una nota, Buckingham Palace conferma che la regina oggi è risultata positiva al Covid. Sua Maestà sta vivendo lievi sintomi simili al raffreddore, ma prevede di continuare i compiti leggeri a Windsor nella prossima settimana. Continuerà a ricevere cure mediche e seguirà tutte le linee guida appropriate. La volontà della sovrana di continuare a lavorare si è manifestata poche ore dopo questo preoccupante annuncio, quando ha firmato una dichiarazione di congratulazioni alle squadre di curling femminile e maschile che hanno vinto rispettivamente una medaglia d'oro ed argento negli ultimi giorni delle Olimpiadi invernali. Lunedì, la regina ha rilasciato un'altra dichiarazione, questa volta rivolgendosi ai brasiliani colpiti da inondazioni mortali all'inizio di questo mese. Ha scritto, sono profondamente rattristata nell'apprendere della tragica perdita di vite umane e della distruzione causata dalle terribili inondazioni in Brasile.